appena concluso il congresso del Partito Socialista Italiano qui a Mazara del Vallo. Onorevole Oddo, cosa ne pensa di quanto detto questa mattina? Ma è stato un grande congresso, credo, sono un po' presuntuoso, credo che in questo momento un congresso comunale con questa partecipazione di massa e con la qualità degli interventi come quella che abbiamo visto oggi, credo che sarà difficile da riscontrare in altre forze politiche. C'è una grande vivacità, io credo che il Partito Socialista a Mazara ha tutti i titoli per candidarsi a guidare il futuro di questa città all'indomani della fine dell'amministrazione Cristaldi. Sono tutte le condizioni per che questo avvenga, ha grandi risorse politiche all'interno, un uomo o una donna del Partito Socialista noi la candideremo sicuramente a guidare il centro-sinistra per la guida di questa città alle prossime elezioni comunali. Lei ha riconfermato Franco Spetale a guida del partito a livello comunale, tante anche le persone che lo affiancheranno. Sì, abbiamo fatto un organismo ampio, abbiamo eletto una segreteria a tre, costituita anche dal presidente Pedro Marino e da Paola Barranca quale vice segretaria, è un ampio direttivo, abbiamo grandi risorse da Duilio Pecorella a Giulia Ferro, ad Anna Certa, è un partito in cui vi sono varie sensibilità che riescono a stare insieme, la vivacità del dibattito oggi l'ha dimostrato, credo che questa ricchezza di intelligenze sia la grande forza di un grande Partito Socialista Italiano, che tradizionalmente è un partito nel quale possono coesistere al proprio interno grande libertà di pensiero. Un'ultima domanda, qual è il ruolo del Partito Socialista Italiano all'interno del Consiglio Comunale dove ci sono dei consiglieri che rappresentano il partito? Ma il Partito Socialista Italiano in questo momento in Consiglio Comunale ha due consiglieri, che è Francesco Foggia e Nina Arena. La nostra è una collocazione politica di opposizione, ma di opposizione costruttiva. Noi intendiamo privilegiare gli interessi dei mazzaresi e quindi stimoliamo anche questa amministrazione, che non abbiamo votato all'elezione, avevamo un altro candidato sindaco, ma la stimoliamo e quindi quando questa amministrazione raccoglie gli inviti che provengono dai nostri consiglieri comunali, portando avanti iniziative e proposte che vanno all'interesse della città, noi non abbiamo difficoltà a votare anche a favore di atti deliberativi proposti da Cristaldi. Oggi il Partito Socialista a Mazara del Vallo ha un'organizzazione forte e partecipata, un ottimo rapporto tra segreteria e gruppo consiliare egregiamente rappresentato dai consiglieri Francesco Foggia e il dottore Nino Arena ed elettorato. Ha il gruppo giovanile, il gruppo delle donne socialiste e soprattutto ha programmi e strategie legittimamente più forti ed ambiziose. È un partito decisamente proiettato a crescere e a fare ed ottenere di più. È chiaro in me, in noi, in voi, l'obiettivo di scendere in campo per le prossime elezioni amministrative candidando gente capace, così da ottenere quei risultati che ci permettono di governare Mazara del Vallo. E mentre si spinge nello scontro di fare crescere l'odio sociale, quello che sta crescendo in questo nostro territorio è una spinta infinita verso l'odio sociale, per cui io sono un nemico di quello che abita di fronte a me perché sta un po' meglio di me e alla fine sono contento se lui finisce per stare male come me e non se ci si sforza invece per stare tutti un po' meglio, che è lo spirito dei socialisti. Noi non abbiamo mai detto che anche i ricchi piangano, abbiamo detto che vorremmo che smettessero di piangere i poveri in questo paese, che è la logica dello sviluppo. Tanta la partecipazione, interessante anche il suo intervento. Come definirebbe la giornata di oggi? Ma sicuramente una giornata innanzitutto piacevolissima, perché stare in mezzo a tanti compagni socialisti può fare solo piacere. È importante perché l'affluenza delle persone dimostra che c'è voglia di politica,
gli interventi che si sono susseguiti sono stati molto, molto interessanti. È una giornata che apre il cuore alla speranza, chiaramente fa anche da pungolo, funge anche da pungolo per noi, perché dobbiamo lavorare, la gente, come avete visto anche voi, ce lo chiede, quindi una giornata sicuramente da incorniciare come estremamente positiva. Il PSI cresce, cresce sempre di più, i numeri aumentano non soltanto a Maddalena del Vallo ma in tutta la Sicilia. Assolutamente sì, anche in provincia di Enna, siamo adesso la terza federazione in Sicilia. Mi piace sottolineare anche non solo PSI ma PSE, perché la cosa importante, almeno personalmente, che porto tra i giovani è cominciare a parlare di Europa e cominciare a parlare di Partito Socialista Europeo. In un momento in cui l'Europa è sotto attacco continuo dal punto di vista della sua unità, gli attacchi di Bruxelles, Parigi, non fanno altro che infiammare i cuori di quei movimenti nazionalisti che vorrebbero un salto indietro nel tempo, riportare l'Europa a periodi bui. Parlare di Europa unita diventa fondamentale, European Socialist, siamo fieri di poter portare avanti invece questa idea di unità d'Europa, di un'Europa che, se unita, veramente unita, non soltanto dal punto di vista monetario ma da un punto di vista politico, può dare la soluzione ai tanti problemi che i nostri giovani oggi affrontano a livello occupazionale, a livello di sviluppo. Insomma, l'Europa sicuramente è il nostro futuro.